Ricevitoria Gerace a Monteponellito. Da noi puoi giocare Superna 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life, ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'annesso bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in Via Padre Pio a Monteponellito, su di noi, puoi scommetterci. Quando si partecipano a una battaglia giusta e sacrosanta, non si è mai in ritardo. Ogni giorno è quello giusto per schierarsi e gridare no alla violenza sulle donne. Gentili telespettatori, buon pomeriggio da S1 TV che qui al comunale Frabbotto Mannis di Montepaone, è presente per offrirvi la partita lundicesima giornata della Girone C di prima categoria calabrese tra Real Montepaone e Stignano. Le due squadre stanno, si stanno avvicinando al rettangolo di gioco, ricordiamo che l'Esterna 65 è guidata da Antonio Siciliano, Pasquale Lentini, con l'uomo dei numeri Maurizio Vatrano, il commento tecnico di Giuseppe Ranieri e la voce di Giorgio De Filippis. Giuseppe Ranieri che salutiamo è già qui molto al mio fianco, oggi siamo vicini vicini Giuseppe, la tribuna è gremita e sulla Gazzetta del Sud siamo pronti per scrivere qualcosa di queste partite. Amici sportivi buon pomeriggio, sì siamo vicinissimi eh... Beh, eh, oggi è una giornata, l'undicesima giornata di campionato, il Montepone è obbligato possiamo dire alla vittoria perché Esce sconfitto all'ultima, alla decima giornata, al 45 ⁇ del secondo tempo, Carnovale regala la vittoria ai suoi e si allunga il distacco tra la prima della classe ed il Montepone che è in condominio a 20 punti con Mammola e Vigor Lamezia. Per cui oggi è una giornata in cui il Montepone deve cercare di essere più cinico e concretizzare ancora di più ecco perché il nostro Pasquale Lentini ha inquadrato l'arcobaleno come segno di speranza insieme di colori che dice tante cose in questa giornata che appunto sarà giornata probante per le intenzioni e del Montepaone e dell'Ostignano che si è presentato qui con la seguente formazione Cosimo Ienco, Tassone Lorecchio, Andrea Acchio, Destino Spanò, Saraco, Morello, Cortale, Pacetta, Sotira Mister Carnà in panchina, Francesco Guarnieri, Mirko Guarnieri e Macri l'11 del Monte Paone oggi in tenuta nera eh, presenta Lombardo, Francesco Fiorentino, Ienco, Mellace, Conidi, Canistrà, Paparazzo, Marco Voci, Procopio, Mungo e Domenico Voci. Mister Pisano fa accomodare in panchina Leone, eh, Bassi De Masi, Carpino, Sinopoli, Marcellino, Gualtieri e Pirritano. Arbitro del match Pietramale, il signor Pietramale di Paola, che sta ora dando le ultime disposizioni per quanto riguarda la disposizione appunto dei vari assistenti e guardaline. E arrivano anche in questo momento i due capitani a portare i fiori lì dove c'è la maglietta numero 10, la maglietta di Gregorio Vatrella. E parte spontaneo un applauso fortissimo da parte dell'intero pubblico presente. Nel ricordo della memoria appunto di Gregorio Vatrella. L'espresso di Staletti, la freccia che correva su questi campi e che oggi corre in paradiso. L'Ostignano si presenta attaccando da sinistra verso destra con una maglietta simile Palermo, rosa con inserti neri, calzoncini neri e calzettoni ugualmente rosa, mentre la seconda maglia ufficiale, quella del Monte Paone, eh, di base nera con inserti e scritte in giallo e con calzettoni e calzoncini ugualmente neri, anche questa è una maglia che porta il distintivo e ricorda appunto Gregorio Vatrella e l'arbitro Pietramale appunto si sta preparando per dopo gli ultimi sguardi a dare il via a questo match e far partire appunto quelle che sono le attività sportive tra due squadre che hanno diversi obiettivi di classifica ma certamente sono qui oggi tra arcobaleno, piccola pioggia e qualche nuvola per dare appunto spettacolo, riceve la palla tassone, cerca di scambiarla col numero 10 Pacet il bomber della squadra che lotta con vari avversari, alla fine il pallone carambola su Paparazzo e finisce però rimessa laterale che il signor Pietramale assegna, perché avrà visto qualche ulteriore tocco, al Montepaone. E Ienco, il Millennials del Montepaone che scambia con eh, Armando Mellace sombrero nei confronti di Pacetta e poi tenta l'imbucata che favorisce Paparazzo che cerca subito il drop di destro che va lontano dalla porta difesa dall'altro Ienco, in questo caso Cosimo il portiere. Del, uh, Dell'Ostignano. E allora a questo punto salutiamo Maurizio Vatrano che anche lui si è chiuso qui in tribuna stampa. L'unico posto asciutto nel secondo anello la tribuna del Frabottomannis. Maurizio. Eh sì, quando purtroppo c'è questo, questo tempo in tribuna restiamo in pochi e la maggior parte vanno giù sotto la tribuna. Comunque noi dobbiamo fare il nostro lavoro e andiamo avanti. E quindi. Ecco che vediamo anche eh, Mister Pisano che quest'oggi non eh, sarà in panchina e, com e completiamo il giro, il giro di informazioni chiedendo come al solito a Mimmo Cosentino che è qui per il quotidiano del sud il risultato finale di questa partita. Mimmo gli spettatori lo vogliono, lo aspettano da te. Io non ne conosco mai i risultati finali, sono sempre quelli iniziali che iniziano con 0-0. Perfetto, e quindi questo è un dato di fatto al quale ci leghiamo strettamente e quindi confermiamo che siamo sullo 0-0 quando è passato un minuto e 38 secondi dall'inizio delle ostilità. Il tocco è per Domenico Voci, si inserisce però eh, Morello che rilancia in profondità in direzione degli attaccanti. Si tratta di Cortale e Sotira dell'Ostignano che, che cercano di imbastire un'azione d'attacco. Eh, appunto, e viene messa la palla in rimessa laterale da Cannistra Toccherà al numero 6 No appunto di effettuare la rimessa. C'è eh, Cortale che si destreggia cercando di andare via un avversario. L'ultimo tocco però è del giocatore ospite dello Stignano e quindi si riprende con la rimessa laterale. Il campo sicuramente non avrà problemi a tenere questa piccola pioggia che sta accadendo più che altro fastidiosa, anzi, dovrebbe rendere più rapide le trame di gioco a filo d'erba. C'è un contrasto deciso tra Ienco e Pacetta. La palla finisce a mungo, tocco per Paparazzo che fa scorrere il pallone. Scambia con Procopio e ancora tutto di prima a favorire ancora l'inserimento di, di Mungo che viene travolto da Pacetta, decisissimo l'intervento giusto la segnalazione dell'arbitro e quindi si riprenderà con una punizione in favore del Montepaone che batte subito verso Mellace, il, viene avvisato che stanno arrivando degli avversari e quindi si riparte col numero 5 Conidi che scarica verso Fiorentino, il tocco è ancora verso Marco Voci, scambio di testa con Fiorentino che restituisce la palla al compagno, ma vede poi inserirsi nella trama L'Orecchio e quindi si riprenderà con una rimessa laterale Effettuata dallo stesso L'Orecchio, mentre incominciamo a intravedere che la disposizione tattica dello dell'Ostignano dovrebbe essere con quattro giocatori in difesa, quattro a centrocampo e due frombolieri che probabilmente giocheranno l'uno alle spalle dell'altro. Si tratta appunto di Cortale e Sotira e Cannistrà che oggi è al rientro, forse anticipato dopo l'infortunio, ma sicuramente eh, anche in questo caso parliamo di un guerriero che non teme di poter entrare in campo in qualunque condizione fisica. E la palla viene rimandata in rimessa laterale. Con il numero 3, l'orecchio che si appunto a effettuare questa battuta con le mani quando siamo al di là della metà campo, zona d'attacco dello Stignano, con uno scambio che favorisce ancora l'orecchio, a di fronte a suo avversario, mette in mezzo la palla, elegante lo stop di canistra che poi. Come da dettami del credo tattico e tecnico di Mister Pisano, fa giocare anche Lombardo, che poi riallarga ancora per Cannistra con tutto il Monte che si dispone in maniera tale da favorire l'inizio della trama di gioco offensiva fin dal limite della propria area di rigore. È Domenico Voci che raccoglie la palla, l'appoggia verso Ienco, che si accentra e poi scarica verso Domenico Voci. Si stringono le maglie dei giocatori dell'Ostignano, e quindi il biondo numero 11 del Monte affida ancora la palla a Cannistra che cerca di aprire un valo. Lì dove però Cortale va a fare pressing sul giocatore avversario del Montepaone, si tratta di Conidi. E ancora Lombardo chiamato a eh, gestire un po' da libero vecchia maniera il gioco con Canistra che recupera e poi calcia di destro in maniera imprecisa. Pacetta recupera il pallone, Cortale e ancora un lancio per Pacetta, chiude bene la diagonale Canistra e tocca ora al numero 11 Sotira andare a combattere con la baionetta fra i denti non, nessuno si risparmia e il tocco è poi a favore del numero 4 Andreacchio, deciso l'intervento del pari numero eh, Mellace e parte subito un'ammunizione forse un po' eccessiva, un po' troppo rapida da parte di Pietramale che ammonisce appunto Mellace quando siamo giunti al quinto minuto probabilmente vuole far vedere che ha personalità e che quindi può gestire la partita in maniera che i giocatori possano tenerne buon conto nel proseguo appunto del match e sarà quindi una punizione che sarà battuta da Andrea Acchio, eh, siamo sempre la tre quarti campo della zona d'attacco dei eh, giocatori all'Ostignano con Quattro giocatori che si proiettano in direzione di un eventuale colpo di testa, parte appunto il piede di Andreacchio, la palla arriva al centro dell'area, saggio l'intervento di Mellace che spazza via, non come fa Bernardeschi ma con maggiore precisione, ma è ancora il tocco a favorire Cortale, tocco verso Sotira, tenta la fucilata, Murato, Sotira, non si ferma lo Stignano che ha iniziato veramente con decisione, scambio ancora con palla messa in mezzo da... Saraco gli ruba la palla per un giocatore del Montepone, ma soltanto per un attimo. E ancora Saraco che combatte, combatte con Mungo e subisce ancora un fallo. E quindi lo Stignano si mantiene nella zona d'attacco. Mentre dobbiamo anche segnalare che è finita anche la pioggia, e a questo punto l'arcobaleno che tra breve Pasquale Lentini inquadrerà è ancora più bello e romantico per tutti quelli che, oltre a essere innamorati del pallone, sono anche innamorati degli arcobaleni. Parte Andreacchio, sempre di destro, con i giocatori della squadra ospite che si propongono almeno in numero di 4-5 persone. Esce Lombardo e vede però un fallo il signor Pietramale sul, uh, sul Lombardo, e quindi si riprenderà con una punizione. Uh, caro Giuseppe, ritengo che questo stignano non sia venuto assolutamente qui con l'aspetto di vittima sacrificale beh non dobbiamo dimenticare che nella decima giornata nel turno precedente lo stignano ha guadagnato con il più classico dei risultati una bella vittoria a scapito del tropea per cui chiaramente si presenta qui a montepaone come quella squadra che non ha nulla da perdere perché eh, cerca di rinfilzare il, bo il bottino in classifica. Eh, però al contempo dobbiamo pure dire che eh, riesce ad infilarsi fin troppo nel centrocampo del, del Montepone e che Mister Pisano debba cominciare a capire eh, come prendere eh, resettare la squadra. E intanto Mellace riceve appunto il pallone lo appoggia su Domenico Vosci che continua a rientrare per poter reimpostare dal, dal centrocampo l'azione poi Marco Vosci che tocca ancora all'indietro per eh, Lombardo ricordiamoci che mister Carnà è stato giocatore professionista e quindi anche nel trasporre le proprie idee calcistiche ai giocatori del suo Stignano sicuramente darà quel qui in più che solo chi ha giocato ad alti livelli può dare e ancora Marco Vosci per Rienco di prima l'apertura molto bella nell'intenzione ma si intromette eh, lo Stignano con un dialogo tra Andrea Acchio e Saraco e poi l'apertura verso Pacetta Pacetta defilato sulla destra di fronte a sé sia Ienco che Mungo si accentra a questo punto cambia un po' il gioco aprendo verso Morello Morello riceve il pallone e ai 25-30 metri di distanza dalla porta c'è ancora un tocco in profondità e qui effettivamente eh, giusta la segnalazione dell'arbitro che era ben posizionato in questo caso Giuseppe Varsi le No, no, la segnalazione dell'arbitro era corretta, per cui più che altro è stata eccessiva la punizione ai danni di Mellace che lo ha ammonito per un'entrata sì decisa, ma a gara appena iniziata l'avrebbe potuta risparmiare, retrarguendo soltanto, soltanto Mellace, è una punizione eccessiva questa. Ricordiamo che al primo minuto di un Milan-Juventus di tanti e tanti anni fa il giovane arbitro Delia di Salerno ammonì tale Marco Tardelli per un'entrata di quel tipo su Rivera, però erano altri tempi, altri arbitri, altre mentalità. Oggi si tende più a dialogare, a farsi capire senza estrarre troppi cartellini gialli. Il tocco ancora per Ienco che riceve, innesta la marcia, scambia con Mellace, parte in profondità, ha di fronte a se avversario, frenata, tocco per Mellace, siamo al limite dell'aria, fucilata di Mellace. Non non sicurissimo l'intervento di Jenko che poi riesce a evitare il ritorno di Marco Voci e quando siamo al nono minuto e 10 secondi eh, di gioco eh, possiamo appunto dire che la prima occasione pericolosa è creata dal Monte Paone con un tiro non insidiosissimo ma certamente velenoso. E Paparazzo che allarga il gioco in una zona del campo dove però non c'è nessun giocatore della squadra di casa con l'orecchio che recupera la palla. Di destro cerca di imbucare per un compagno ma buona la guardia e il controllo di Fiorentino con Mellace che recupera palla e reimposta appunto l'azione in favore del Montepone Mungo però si intromette Saraco che ruba palla e scambia con Pacetta è ancora decisissimo però uh, il, il Mungo che mette la palla in rimessa laterale chiedendo poi scusa di aver gettato via il pallone e sarà compito di tassone effettuare la rimessa vediamo quale dei suoi compagni favorirà c'è un certo movimento con Sotira che cerca di andare in profondità ma viene chiuso da Cannistra colpo di testa a prolungare la sfera di ehm, Paparazzo ancora ottima la difesa del pallone da parte di eh, Procopio e poi parte Paparazzo in velocità chiuso da Capitan Destino e questo potrebbe essere un nome una garanzia che mette la palla in rimessa laterale con uh, Ienco che ancora si appoggia per Canistra, Oggi defilato più a sinistra, mentre ci sembra che come centrale ci sia uh, in particolare il numero 5 Conidi. Ecco che riprende ancora però la trama offensiva del nell'Ostignano, chiuso però subito dal ritorno di Domenico Voci che è andato a disturbare appunto il giocatore della squadra ospite che cercava di impostare l'azione. Si trattava di eh, Cortale. Ecco che Cortale però fa un movimento e riceve subito il pallone. Lo scambia con eh, Morello. Morello mette in mezzo il pallone, una palla lunga dove non c'è nessun giocatore se non Lombardo che arpiona con tranquillità e poi lascia scorrere la sfera a favore del destro di Canistra. Canistra ancora per paparazzo dialogo. Uh, fra i due con Canistra che poi apre per Mellace, questa volta è lui che è arretrato insieme con Domenico Voci per impostare l'azione subendo comunque il pressing di uno Stignano che certamente pur difendendosi con un 4-4-2 stringe molto le maglie cercando di restringere lo spazio del campo entro il quale si possa poi muovere l'attacco del Montepaone, riceve Tassone vince il tekel con Mungo e ancora la palla finisce a Saraco, fermato però da un ottimo paparazzo, Mungo si accentra a allarga per Paparazzo, arriva di sinistro, mette in mezzo e in tuffo, quasi alla disperata, Spanò mette la palla in calcio d'angolo e quindi andiamo ad annotare il primo calcio d'angolo per il Montepaone quando siamo giunti al dodicesimo minuto del primo tempo e il risultato continua a essere di 0 a 0 tra le due squadre con Armando Mellace, l'highlander del Montepaone che scambia e si prepara poi al cross leggermente lungo in questa occasione e la palla finisce alla parte opposta in rimessa laterale che sarà di competenza se non vediamo male di L'orecchio. E sarà proprio l'orecchio a effettuare questa rimessa laterale mentre tutte e due le squadre si predispongono all'interno del rettangolo di gioco con Cortale che scambia con l'orecchio, la palla rimbalza, finisce a Marco Vosci, forse eccessivamente deciso intervento di Morello ma l'arbitro lascia correre, e ancora Marco Vosci che recupera con Andreacchio che ruba palla sull'intervento di Paparazzo e finisce poi rimessa laterale sempre in favore dell'Ostignano che si sta comunque difendendo ordinatamente. Giuseppe, prima della partita c'è stato un congresso ad alto... Livello sul concetto di punizione da Micalovic in poi fino ad arrivare, aggiungo io a Giotto Pisano. Eh, Maurizio Vatrano parlava di un grande Micalovic, meglio la potenza o meglio la, pre la precisione? Ma la potenza senza la precisione è nulla, io preferisco più eh, una punizione ad effetto dosata bene. La potenza è bella da vedere, ma la potenza senza controllo è nulla. Per cui ricordavamo anche un grande Arthur Coimbrazico. Eh, che a Cosenza si è distinto come al solito da un calcio d'angolo. E quindi, qua veramente si ragiona a 5 stelle. A questo punto, chiederei a Maurizio Vatrano: Tu le ricordi le punizioni di Giotto Pisano? Ne ho vista qualcuna su qualche video del passato, così sbirciato su YouTube. Eh, dal vivo, mai devo dire sono ancora raccolte nell'enciclopedia del calcio il capitolo sulle punizioni pagina 154 pagina 155 intanto la palla e torniamo in cronaca quando siamo al 14 del primo tempo è finita in auto con rimessa laterale a favore del Montepaone effettuata da Fiorentino con eh, un lancio in profondità da parte di Marco Voci, ma lo scatto di Fiorentino non è stato sufficiente per arpionare questo pallone che poteva veramente essere un utile grimaldello per arrivare a scardinare quella che la attenta difesa dell'Ostignano che fino a questo momento non ha avuto problemi se non sul tiro eh, poco fa di Mellace comunque controllato da Cosimo Ienco e ancora un colpo di testa che vede Andreacchio che è probabilmente è un po' il fulcro del centrocampo eh, dei Reggini che recupera la palla ma è ancora Marco Voci scodella in mezzo verso Procopio tacco verso Marco Voci tutto molto bello il destro doveva essere forse leggermente più basso ma sicuramente l'appoggio di questo Procopio che continua in in maniera veramente impressionante ad assomigliare a Manzukic che aveva appunto favorito il tocco finale di Marco Voci, in questo caso però la trasversale della porta difesa da Jenko ha visto passare molti metri sopra di sé la sfera calciata dal capocannoniere insieme a Salvatore Procopio del Montepaone, cinque reti a testa, la palla non supera la metà campo, Paparazzo colpisce di testa, la recupera Morello e ancora però il Montepaone con... Eh... Spano che rinvia ma in una zona del campo presidiata dalla difesa eh, del Montepaone e quindi da Cannistra che si appoggia poi per Lombardo che con grande tranquillità che pensiamo sia un po' forse l'arma in più che dovrà avere oggi il Montepaone appunto permette di reimpostare l'azione. Eh, Mellace Andreacchio non riesce a anticiparlo il tocca ancora per Ienco ma ruba palla molto bene Saraco si appoggia verso Pacetta con Cannistra che copre con il fisico e anche con la tecnica la sfera e tocca ancora per Ienco, Ienco per Mungo, riceve il numero 22, il tocco però vede interc viene intercettato da Andreacchio che entra quasi nei 16 metri e poi lascia partire un tiro che è favorito anche dalla pioggia che sta iniziando di nuovo a scendere copiosa, eh, per poco non infastidisce appunto eh, Gianmarco Lombardo che comunque era ben posizionato. Riprende comunque il Montepaone, il tocco è in favore di eh, Domenico Voci, Marco Voci si accende la miccia dell'attacco del Montepaone. Marco Voci cerca di innescare Mungo, copertura positiva in questo caso di Tassone che permette l'uscita di Cosimo Ienco e quindi in questo caso la penetrazione del Montepaone non ha sortito effetto alcuno. Vediamo il rilancio di Ienco che non supera anche in questo caso la metà campo e c'è un'entrata molto decisa sia di voci che di uh, spanò, e alla fine. <coughs> La punizione viene assegnata in dubbio pro difesa dall'arbitro a favore appunto del, uh, dello Stignano e sarà battuta dal numero 6 Spano che di sinistro calcia ben oltre la metà campo andando a cercare Cortale, scambio di uh, sportellate con Fiorentino però poi alla fine Cortale non riesce a controllare la sfera e quindi si riprenderà con una rimessa laterale in favore della squadra del Monte Paone. che quando sono passati 17 minuti e una manciata di decimi del primo tempo e ancora sullo 0-0 nei confronti dell'Ostignano. Mungo recupera la palla. Sta partendo Jenko. Il pallone, però, viene intercettato ancora da. Spano rimbalza e cerca di ragionare. Mungo che copre la palla, si, si articola con Ienco per quanto riguarda la catena di sinistra del Monte Paone. elegantissimo Procopio che poi viene steso con decisione da destino. Forse in questo caso l'arbitro doveva pensarci un attimo prima di fischiare. E comunque, eventualmente, doveva eh, se voleva arbitrare la stessa maniera anche per ipotizzare un, un cartoncino giallo. Sicuramente, questa era un'occasione per la quale l'arbitro avrebbe potuto estrarre il cartellino giallo perché abbiamo visto come Procopio con una bella finta si proiettava in aria avversaria per cui in questo caso sarebbe stata giustificata l'ammonizione. 26 metri e 32 centimetri di distanza dalla porta difesa da Cosimo Ienco, vediamo sul pallone si è posizionato Cannistrà che sicuramente opterà per la soluzione di potenza. Probabilmente non sono proprio 9 metri e 15 quelli scelti dal signor Pietramale della sezione di Paola. Comunque vediamo come calcia Cannistrà con Ienco che si è posto proprio al centro della propria porta, quindi non battezzando direttamente un proprio palo di competenza. Fischia Pietramale Parte Cannistra, impatta sulle spalle di Cortale, ancora una palla in mezzo, ma recupera in questo caso il numero 7 Saraco che poi cerca di rilanciare in profondità dove però c'è che fa buona, buona guardia, viene anche applaudito dal compagno di squadra Cannistra che con un bravo Rocco fa capire quanto sappia guidare la difesa e quanto sia importante anche nei ripiegamenti il giovane millennians Rocco Ienko. Ecco che è effettuata la rimessa da parte dell'Ostignano, colpo di petto di Jenko. il pallone viene recuperato da Andrea Andreacchio con Pacetta che lo controlla, cerca di smistarlo per Sotira ma si chiudono le maglie e la difesa del Montepaone con Paparazzo che allarga per un Marco Voci spostato a destra che attende che arrivino gli altri compagni, si appoggia per Domenico Voci, ancora per Lailander, Mellace, scambio con Canistra e tutto il Montepaone è già nella zona d'attacco. In questo caso colpo di tacco da parte di Pietramale. Che praticamente risolve la questione difensiva per quanto riguarda l'Ostiniano, chiaramente, involontariamente. Ecco ancora che incrociando proprio i tacchetti Cannistra e Sotira si, eh, entrano in contatto ma la palla alla fine viene ribattuta con Morello che la stoppa in maniera non perfetta dal punto di vista tecnico si trattava di cortale ma sicuramente efficace il tocco poi a favorire l'orecchio viene intercettato da un giocatore del eh, Montepaone e quindi si riprenderà con una rimessa laterale effettuata dall'Ostignano con l'orecchio che batte ma viene subito intercettato il pallone e recuperato a sua volta dall'orecchio. È una fase un attimo confusa con Paparazzo che allarga per Mungo esattamente al centro del centrocampo, con pallone che scivola via ma nella zona presidiata da Spanò che poi si appoggia a Cosimo Ienco, però è ancora il Montepaone che cerca di recuperare la palla. Combattimento deciso a centrocampo, Paparazzo ruba palla. E con il tocco per Procopio, per Domenico Voci ha di fronte a sé l'orecchio, lo punta, cerca di entrare in aria. Doppia serie di finte. Palla che arriva ancora sui piedi, sui piedi di Domenico Voci. Il tocco è poi per Mellace che non riesce a coordinarsi nella maniera migliore. Arriva col baricentro spostato, e la palla finisce in rimessa laterale. Intanto notiamo che il primo anello, quello basso, quello coperto, si è riempito come di consueto avviene qui al Frabotto Mannis. Mentre in pochi sono quelli che sfidano la pioggia sul secondo anello. Qui avremmo tirato meglio anche noi, forse. Giuseppe, beh, era un'occasione questa da non sprecare così. Sono situazioni che non si possono perdere. Un peccato. E intanto ecco che Mungo con la sovrapposizione di Paparazzo si ferma e rappoggia poi per Rocco Ienco, poi ancora per Canistra Ienco si ragiona molto bene su questa catena di sinistra, ancora la sovrapposizione di Ienco che riceve palla, mette in mezzo il pallone, colpo di testa a spazzare da parte di Spano e questa poteva essere una costruzione veramente interessante da parte del Monte Paone. E quindi assisteremo al secondo calcio d'angolo. Anzi, no, sembra che l'arbitro abbia segnato la rimessa dal fondo. Quindi annulliamo quanto scritto sul nostro taccuino con Cosimo Ienco che si prepara appunto a calciare di destro, finora non ha mai superato la metà campo il rilancio del portiere e così è anche in questo caso col pallone che finisce poi in rimessa laterale e Tassone e Mungo non riescono, l'uno perché copriva e l'altro perché cercava di colpire il pallone, a, a, a evitare a rimessa laterale. <coughs> e ancora Cannistrà di suola l'appoggio di Procopio, ancora si alzano un po' troppo le gambe. la palla si impenna perché Spanò alza un campanile e ancora Paparazzo che colpisce a favore di Marco Voci che apre e mette ordine per Fiorentino. Palla messa in mezzo, chiama palla esce Cosimo Ienco e fa suo un pallone, però ecco quando il Montepaone ragiona, sicuramente riesce a creare delle trame offensive eh, di un certo pregio. Sì, è la quarta volta che il Montepaone con una gestione buona del ritmo di gioco riesce ad arrivare dalle parti dell'estremo difensore ospite e l'unica cosa che manca è quel pizzico di cinismo in più che possa consentire di arrivare al gol perché il Montepone comunque sta giocando bene anche lo Stignano ma il Montepone ha dimostrato un pizzico di, eh, di calcio maggiore. Ecco. Diciamo che si sono subito definite le due posizioni, Stignano attento e pronto alla ripartenza, Montepaone padrone territoriale del campo che cerca appunto di eh, imporre la sua legge senza avere la fretta di dover segnare sempre e per forza a tutti i costi. La palla si impenna con il colpo di testa di Destino che travolge Mungo e l'arbitro Fischia è una punizione in questo caso giustamente segnalata perché è stato travolto Mungo, anche la differenza fisica si è fatta sentire con Mellace che batte su subito in velocità per Domenico Voci che attende che si piazzi uh, Fiorentino che a sua volta recupera il pallone e appoggia verso uh, Mellace e poi Cannistra che di destro cerca di innescare Ienco, colpo di testa a favorire Munco, chiuso dall'intervento del numero 7 Saraco e la palla finisce in rimessa laterale per un Montepaone tambureggiante guidato dalla tribuna anche dalla voce che si sente fin qui di Mister Pisano. Ecco che recupera ancora Mungo, cerca di evitare il ritorno di un avversario, scarica poi su Cannistra, palla messa in mezzo, ribattuta però dal numero 8 Morello e riparte in velocità con Cortale lo Stignano che poi si appoggia verso... Saraco lascia andare la palla per un Pacetta che era tornato in difesa, grande recupero di Ienco che intervenendo sul pallone mette la palla in out e annotiamo il primo calcio d'angolo in favore dello Stignano quando siamo giunti al ventiquattresimo minuto del primo tempo sul risultato ancora reti bianche tra Real Montepaone e Stignano. vediamo quale schema sarà applicato dai giocatori ospiti con Pacetta che si prepara a battere il capocannoniere dello Stignano con due reti. Poi tutti gli altri hanno segnato in parecchi ma tutti un gol solo e batterà di sinistro a rientrare cercando la parabola giusta, mischia in aria, cerca il colpo di testa, spanò ma la palla viene ribattuta ma è ancora lo Stignano in attacco, viene messa una palla in profondità da parte di Lorecchio ma con Lombardo che fa subito ripartire Fiorentino ha davanti a sé il numero 8 Morello intervento deciso di Morello e la palla finisce in out e quindi non può partire in velocità il Montepaone. dovrà ricominciare la trama di Gioco ragionata alla quale di solito ci ha abituato. Fiorentino per per Marco Voci, poi per Conidi, apertura per Cannistra per incominciare a sfruttare in larghezza tutto il campo di gioco. Così come il credo tattico di Mister Pisano ancora. Uno scambio con Mungo, poi Cannistra per Ienco, non riesce a chiudere il triangolo con Pacetta che cerca di andarsene in velocità. Mette la palla in profondità verso il numero 11 Sotira che voleva tagliare il campo verso, Pietra, eh, verso eh, Cortale e la palla finisce per rimessa laterale perché c'è stato il consueto triplice intervento dei marcatori del Montepaone a chiudere appunto ogni velleità dell'attaccante in questo caso dell'Ostignano. Riparte ancora il Montepaone con Marco Voci che è arretrato per probabilmente per tirare fuori dalla difesa il proprio marcatore ruba palla ancora Saraco il rilancio però dovrebbe favorire Mungo che cerca lo stop in corsa e in velocità ha di fronte a sé Tassone che interviene con decisione e questa volta l'arbitro, più per pareggiare il, il computo delle ammonizioni che per una reale gra gravità del fatto, va a ammonire Tassone eh, e quindi portando in parità il, compito, il computo delle ammonizioni. Giuseppe, questo non era cattivissimo l'intervento, è scivolato cercando di bloccare l'avversario. Beh, sì, Giorgio, ma ci stava l'ammonizione anche per una questione di. Come dire, pareggiare i conti con l'ammonizione precedente, alla fine eh, il calciatore aveva trovato il corridoio ed è andato giù perché è stato messo giù. Eh. E comunque, molto bravo Mungo che ha stoppato in corsa e si è portato avanti la palla. Mentre vediamo ora Paparazzo che conta con il suo radiogoniometro che è all'interno del piede destro la distanza per poter cercare di favorire l'impatto della palla. Con una delle teste dei giocatori, ce ne sono almeno sei in area di rigore. Qualche sgomitata arriva il pallone e Cosimo Ienco blocca la palla. e Secondo l'arbitro, non è uscita. Sul nostro monitor di servizio, non si vede se ha superato la linea bianca il pallone. No, il pallone non l'ha superata la linea bianca, era dentro, era dentro. Perfetto, è il vantaggio di avere un monitor di servizio al proprio servizio. Ecco che la palla viene recuperata da Morello che però non riesce a fare altro che ottenere una rimessa laterale e mentre siamo giunti al 27 minuto di gioco possiamo annotare che la pioggia aumenta di intensità e certo questo non favorisce... Non favorisce la possibilità di gioco manovrato da parte del Montepaone. Intanto il pallone finisce nel, tra i piedi di eh, Mungo che parte in velocità, sovrapposizione consueta di Jenko. Mungo si ferma, evita un paio di avversari e questa volta è deciso l'intervento di Andreacchio. L'arbitro ha detto che è intervenuto sul pallone, quindi se lo dice il signor Pietramale di Paola ci atteniamo tutti a questa decisione, probabilmente non tanto Mungo che è rimasto appunto eh, per terra. Ecco, fortuna che la tribuna stampa è ben isolata anche dalla pioggia perché vediamo che all'altezza del salottino di Mimmo Cosentino c'è una piccola perdita d'acqua, ma per riteniamo che non sia niente di grave. Ecco che intanto il pallone è finito in calcio d'angolo e quindi annotiamo un calcio d'angolo in favore del Monte Paone. Che sarà. Che sarà battuto appunto da Mellace mentre si intensifica lo scroscio d'acqua che Giove Pluvio ci sta regalando. Parte Mellace, alza la testa, vede il movimento dei compagni. Il pallone non favorisce nessuno se non Domenico Voci che calcia in corsa di destro con decisione e la palla però finisce fuori dalla, eh, rispetto alla, porra, alla zona di sinistra e alla porta difesa da Ienco comunque non di moltissimo e quindi da annotare questo tiro in corsa di destro collo pieno da parte di eh, Domenico Voci che è finito fuori ma che rappresenta sempre e comunque un bellissimo gesto tecnico e atletico del giocatore del Monte Paone Riteniamo che il campo di gioco, pur appesantendosi, non debba soffrire molto per questo scroscio di pioggia. Eh però sicuramente lo Stignano avrà maggiori possibilità di svolgere un'attività difensiva attenzione al rilancio di Ienco che però viene corretto subito dall'intervento di Spanola la palla si impenna, Mellace la recupera con Domenico Voci che elegantemente apre ancora per Mellace che di sinistro cerca di imbeccare qualcuno Mungo sul rimbalzo della palla con Tassone l'appoggia verso Fiorentino mette ancora in mezzo e sbroglia la matassa il giocatore Spanò che praticamente si è trovato a dover mandare via un pallone pericolosissimo che era al centro dell'area di rigore ancora una rimessa laterale in favore del Montepaone con Domenico Voci sicuramente quello che sta suonando maggiormente la carica in questo evento che cerca di andarsene ma viene fermato dal raddoppio la marcatura recupera la palla Fiorentino entra in aria appoggia per Mellace tiro di Mellace e la palla mentre i tifosi gridavano al gol uh, finisce fuori probabilmente c'è stata una deviazione anche di Ienco e quindi annotiamo un altro calcio d'angolo in favore del Montepaone con Mellace che Gestendosi tutto di destro, aveva messo la palla nell'angolino più lontano. Movimento tra Fiorentino e Domenico Voci. La palla finisce ancora nella zona di Conidi che perde il Tegel ancora mellace, tenta la soluzione di forza, ma questa volta non c'entra appunto lo specchio della porta e quindi si rimane ancora sullo 0-0. a -0 Quando siamo al trentesimo minuto e 43 secondi di gioco, con l'Ostignano che riesce a difendersi in maniera comunque compatta dalle trame di gioco. Offensive del Monte Paone che comunque si è installato decisamente all'interno della metà campo degli ospiti. Ancora un fallo con una, con una possibile punizione ecco, che, sarà, che sarà battuta da parte dei giocatori del Monte Paone, vediamo, vediamo Paparazzo che paparazzo che si prepara a battere recuperiamo intanto anche eh, il nostro materiale perché probabilmente l'eccessivo calore all'interno del, eh, della tribuna stampa sta determinando le perdite d'acqua c'è stato probabilmente un fallo di mano da palle da parte di Pacetta poi un altro fallo di, eh, da parte di Saraco si combatte con decisione e alla fine arriva Pietramale con il suo cartellino vediamo chi ammonirà ammonisce Mungo e e in questo caso eh, riteniamo che sia forse un eccesso di utilizzo di cartellini da parte dell'arbitro di Paola con Mungo che viene appunto ammonito per un intervento che non era cattivo. Troppi cartellini potrebbero non essere una soluzione visto che non siamo ancora, abbiamo superato ancora neanche la prima parte del primo tempo, però se decide di impostarla così l'arbitro è nel suo potere e speriamo che questo alla fine gli possa dare ragione. Siamo giunti al 32 ⁇ minuto di gioco con il numero 6 Spanò che si prepara a calciare e la palla finisce direttamente in rimessa laterale. Chiediamo a questo punto a Giuseppe Ranieri se questo tipo di clima può favorire domani la raccolta di lumache. Ma sicuramente, per le lumache sicuramente. I problemi sono per, per il Montepaone che è abituato ad un calcio molto elegante e quindi fraseggiare con un campo più pesante diventa più problematico. Sicuramente questo può essere un problema, almeno fino a quando eh, nel momento in cui il Montepaolo non riuscisse a sbloccare l'azione. Intanto c'è un errore di l'orecchio, parte in progressione fiorentino, mette la palla in mezzo, ma ancora c'è un signor Spano che mette fuori il pallone, ma Mellace recupera, elegante lo stop. Colpo di tacco a favorire Procopio, la palla rimbalza destino rinvio opera Cortale che entra in stretto contatto con Conidi che non fa passare nessuno. Paparazzo ruba palla, mette in mezzo confronti dello scatto di Domenico Voci, in questo caso ha capito tutto Ienko, Cosimo Ienko e la palla finisce tra le sue braccia. Attenzione perché c'è uno scatto di Cortale che cerca di anticipare Conidi e questi forse sono i momenti più belli quando si scivola sull'erba bagnata da calciatore ottenendo poi il risultato di mettere la palla in rimessa laterale e sapendo che alla fine ci sarà una meravigliosa doccia calda che risolverà tutti i problemi, così ha fatto Conidi, intanto è Cortale che cerca di scambiare con Sotira, la palla gli viene rubata da Mellaci, Appoggio per Marco Voci che si gira ancora Mellace, apre in profondità per Mungo che poi tocca per Ienco. Ienco riceve, ottima la partenza, si accentra, entra in area di rigore, mette in mezzo il pallone, lo recupera Procopio, appoggia poi per Paparazzo, gran fucilata! Ed è lui, Paparazzo, che la mette nell'angolino, un tiro di potenza che è andato a cercare. Appunto, l'angolo quando siamo giunti al 34esimo minuto del primo tempo e questo destro preciso e chirurgico al 34esimo determina appunto il gol del Monte Paone con grande esultanza all'interno della, uh, della panchina. Del Monte Paone fino a questo momento non aveva demeritato non aveva demeritato l'Ostignano, ma l'azione in profondità con l'appoggio a ritroso da parte di Procopio e prima ancora di Domenico Voci per l'intervento di Paparazzo che ha battuto praticamente un rigore in movimento ma l'ha battuto bene perché l'ha messo nell'angolino facendo sì che Cosimo Ienco non potesse far nulla se non appunto raccogliere il pallone. e Quindi siamo giunti al 35 minuto di gioco con il Montepone in vantaggio sull'Ostignano per 1-0, rete di Paparazzo e quindi il giocatore che eh, tra gli altri appunto te ha la, una delle maggiori cifre tecniche recupera ancora Mellace, a questo punto il Montepaone può eh, superare qualunque impatto psicologico e cominciare a giostrare con tranquillità mentre l'Ostignano sarà chiesto qualcosa in più per recuperare eventualmente lo svantaggio, ancora Procopio che vede e serve in maniera elegante eh, Fiorentino che alza la sfera, mette in mezzo la palla, Procopio tenta la Veronica al centro dell'area di rigore, non gli riesce e riparte ancora lo Stignano con Cortale che controlla la palla, gli viene rubata da Conidi, recuperata poi da Domenico Vosci, Procopio chiede palla, Domenico Vosci la mette un po' arretrata, arriva il sinistro, gran sinistro di Mellace, grande risposta di Cosimo Ienco che a mani unite ribatte un tiro che stava andando sotto la traversa, ma è Mungo che recupera, si accentra, Destino mette la palla in mezzo e poi c'è il calcio d'angolo procurato dall'intervento di Spanò con il con destino che è riuscito a evitare la penetrazione di Mungo e Spanocchio che poi è messo in calcio d'angolo. E sarà appunto Armando Mellace a effettuare questo uh, calcio dalla bandierina. Siamo nella, nella parte sinistra, nella zona d'attacco del Montepone. Domenico Voci, Fiorentino fanno un movimento che alla fine non capiamo neanche noi dalla tribuna. Procopio! Anzi era, eh, era Marco Voci che per poco non riesce con un colpo di tacco a segnare e la palla finisce ancora in calcio d'angolo. Il Montepaone sulle ali del gol sta accelerando probabilmente. Vuole chiudere la, uh, la questione in questa fase della partita quando siamo giunti al 36esimo e 40 secondi di gioco. Lunga la parabola, arriva con Idy che però non riesce anche perché disturbato dall'orecchio a toccare di destro. E la palla finisce in out. Con uh, Cosimo Ienco che chiede appunto un pallone per effettuare la, uh, la rimessa. E, e a questo punto abbiamo perso anche Maurizio Vatrano, ma ormai è lì col. Non avevi previsto pioggia per le 4 e mezza e 5, Maurizio? Io sì, eh, eh, eravate voi più, quelli più ottimisti. Eh, comunque, speriamo che, che, che almeno nel secondo tempo possiamo eh, ritrovare un minimo di, di comodità visto che stiamo facendo telecroniche e eh, rilevamenti all'impiedi. E soprattutto quindi confermiamo eh, Maurizio Vatrano come uomo dei numeri, ma non oggi come uomo della pioggia. Ecco che eh, recupera ancora Lombardo con eh, Cannistrà. Ancora uno scambio eh, con i due, con Conidi che chiede palla e Lombardo invece che preferisce lanciarla verso Fiorentino, che cerca lo stop a seguire, anticipato da Morello, ruba palla Cortale, finisce poi a Sotira, che cerca di scambiare con Andreacchio, recupera il pallone sul rientro di Paparazzo, ma ancora Andreacchio che gestisce il pallone. All'altezza della tre quarti, zona d'attacco dell'Ostignano e poi di destro mette in mezzo un pallone pericoloso. Uscita sicura di Lombardo con Pacetta che viene probabilmente a subire un colpo involontario da parte di Ienco e quindi Lombardo mette la palla in rimessa, in rimessa laterale per permettere appunto che siano prestate le cure necessarie, le cure del caso a Pacetta che comunque si è, eh, si è rialzato. Ecco che eh, i tifosi anche incominciano a salutare i loro beniammi mini personalmente, mentre ci sarà una rimessa laterale che viene effettuata da Saraco che con grande fair play restituisce la sfera a Lombardo. 38 33 secondi e qualche decimo per un risultato di 1-0 in favore del Montepaone eh, nel momento del primo tempo nei confronti dello Stignano. Ecco che Mungo eh, ruba palla però eh, destino che ancora a centrocampo si lotta con decisione Marco Voci, elegante l'esterno destro a favorire Fiorentino che fa scorrere per una volta in più la palla sull'erba sull bagnata gli sfugge via e non riesce appunto a controllarla un, rim, un rimbalzo in più che forse poteva essere evitato ma teniamo presente che c'è anche la pioggia che non è certamente comoda per chi sta giocando ecco che recupera ancora Morello apre il destro a cercare Pacetta ma si inserisce senza riuscire a raggiungere la palla Ienco recupera ancora Pacetta apre molto bene verso Cortale, ottima la chiusura e la diagonale di Fiorentino e riparte ancora il Montepaone con Marco Voci. Ma sicuramente il gioco risente del campo bagnato e dell'impossibilità di essere eleganti in tutti i tocchi. Come sta dicendo anche Mister Pisano, che è uscito dalla postazione e dalla copertura che aveva acquisito per rimproverare per i ritocchi in più che stanno facendo appunto i suoi giocatori in campo, ci sembra che si tratti di Morello che ha subito una ammonizione, il numero 8 del, uh, della squadra dell'Ostignano, per aver trattenuto uh, l'avversario, in questo caso Marco Voce. Quindi anche ammonizione per Morello con uh, Conidi che si prepara appunto, alla, alla battuta uh, con una punizione che vede tutto l'Ostignano uh, indietreggiare e il Montepone chiaramente cercare di attaccare. Colpo di testa di Conidi con... Uh, Paparazzo che viene però anticipato da Andrea Acchio che protegge bene la palla e poi Cortale che viene lanciato in profondità, eccessiva la gittata del lancio, rimessa laterale in favore del Montepaone. Quando il nostro cronometro entra negli ultimi 5 minuti del primo tempo siamo al quarantesimo appunto di gioco con una rimessa laterale che viene affidata appunto a Fiorentino per lo scarico verso Mellace con Sotira che gli ruba palla intelligentemente, scambia con Cortale e poi si appoggia ma mh, la palla viene arpionata, no non presa da Conidi, tocco a favorire Sotira ma si chiudono in tre i giocatori del Montepone, attenzione all'arrivo anche del numero 7 eh, Saraco ma ancora una volta, il raddoppio della marcatura mette il Montepaone al sicuro con Procopio che recupera la palla, scivola, ha di fronte a sé due avversari. Eh, Mister Pisano chiede un tocco solo, lo scambio è con Domenico Voci spostato a sinistra, scende in profondità, cerca di favorire Marco Voci ma in questo caso eccessiva eleganza nel tocco e la palombella non viene eh, utilizzata dai giocatori del Monte Paone in maniera efficace. Il tocco per eh, Pacetta non è eh, preciso e la palla finisce in rimanere messa laterale. Vediamo che i giocatori del Montepone si stanno parlando proprio per dettare ognuno agli altri maggiore calma nell'impostazione e nella gestione appunto del, del match e della, e della partita. Uh, Giuseppe Ranieri, sia pure in mezzo a tutta quest'acqua come lo vedi, il Montepone che può chiuderla ora o aspetterà il secondo tempo? Ma io penso che ogni momento sia buono anche perché abbiamo visto quando il Montepone scende eh, diventa sempre pericoloso adesso Domenico Voci se avesse giocato diversamente su Mellace poteva, essere, poteva finire diversamente perché ha sbagliato la giocata per cui ogni momento è buono per chiudere la gara. Anche se non bisogna fidarsi troppo di uno Stignano che sicuramente si sta mostrando ordinato ed attento nello sviluppo della propria partita che deve essere necessariamente una partita di contenimento anche nel momento in cui passa in svantaggio. Uh, avanza Cannistra mentre la pioggia si è un attimo fermata, lancio in profondità per lo scatto di Domenico Voci con Cosimo Ienco che scivola ma il pallone appunto... Era già troppo lungo e quindi non è potuto intervenire Domenico Voci per approfittare dell'incertezza dell'estremo difensore dello Stignano, che appunto si prepara a battere eh, questa, eh, questo rinvio dalla propria area piccola, settore di destra rispetto appunto al portiere stesso. Partirà appunto Cosimo Ienco, osserva il piazzamento di, dei suoi compagni, cerca di lanciare in una zona che favorisca appunto i giocatori Lostignano Con Mungo che recupera e non fa andare la palla in out, invece sì, secondo il signor Pietramale. E quindi si riprenderà con una rimessa laterale in favore, contestatissima dai tifosi, in favore dell'Ostignano. Ma recupera la palla Ienco. Mellace si appoggia su Lombardo che controlla appunto di destro e sentiremo. Sentiamo nettamente la voce di mister Pisano che di solito è più lontano da noi perché è in panchina oggi è in tribuna che dice appunto pensa a giocare e a giocare secondo i dettami tattici dati dal mister recupera Marco Voci tocca per paparazzo che non riesce a portarsi in avanti il pallone ma attenzione perché viene innescato Pacetta sono tre contro due i giocatori dell'Ostignano mentre sta tornando anche Mellace Pacetta cerca l'esterno che mette in difficoltà Lombardo era un tiro sicuramente destinato ad andare fuori però proprio. Probabilmente Pacetta l'aveva immaginato come un esterno destro a girare e Lombardo senza fronzoli ha messo in calcio d'angolo. Permettendo, quando siamo al 44 minuto di gioco del uh, primo tempo, all'Ostignano di battere un calcio d'angolo con Andreacchio che si avvicina appunto per effettuare questo tiro franco. E con ben quattro giocatori, anzi cinque, del, uh, dell'Ostignano all'interno dell'area di rigore e Morello in una posizione di attesa poco fuori della stessa. Il pallone viene ribattuto da Mellano lascia Andreacchio e Mungo, Mungo ruba il pallone appunto al numero 4 dell'Ostignano e rinvia lontano e tutto il Monte Paone appunto eh, si proietta in una risalita per evitare appunto di essere preso in contropiede senza possibilità di fuorigioco da parte dell'Ostignano. Elegante lo stop di Domenico Voci e il signor Pietramele con 30 secondi d'anticipo perché si vede anche lui ha risentito della pioggia, manda tutti a prendere un tè caldo, in questo caso ci sembra ci voglia proprio, ed Ricordiamo che il Montepone sta vincendo per 1-0 sullo sull'Ostignano, rete al 34 di eh, paparazzo, quando si interrompono le ostilità calcistiche per appunto, avere un tranquillo intervallo che vedrà coinvolti anche noi dell'esterna 65. Che vi aspettiamo tra pochissimo per il secondo tempo. gerace a Montepone da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'adnesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in Via Padre Pio a Montepolerito. Su di noi puoi scommetterci. Gentili spettatori di S1 TV, benvenuti per assistere al secondo tempo della partita tra Real Montepaone e Stignano. Il primo tempo è finito per 1-0, gol al 34 di Paparazzo e quindi Montepaone in vantaggio. E un saluto baciato sia dalla pioggia che da un tenue raggio di sole da parte dell'Esterna 65 di S1 TV, guidata da Antonio Siciliano, Pasquale Lentini, col commento tecnico di Giuseppe Ranieri, l'uomo dei numeri Maurizio Vatrano e la voce di Giorgio De Filippi. L'arbitro, il signor Pietramale di, Pot di Paola, sta controllando eh, le reti. È un fatto importante perché quando tutto è bagnato, le reti sono decisive. E vediamo che sta anche discutendo col il capitano dell'Ostignano, che eh, sarebbe Destino. E, e quindi vediamo che sta controllando tutte le reti. E non ci dovrebbero essere sostituzioni quindi gli undici in campo saranno probabilmente quelli che abbiamo già eh, detto all'inizio della partita con Lostignano che presenta eh, Cosimo Ienco, Tassone Lorecchio, Andreacchio, Spano, Destino, Destino Spanò, eh, Saraco, Morello, Cortale, Pacetta e Sotira, allenatore eh, mister eh, Carnà mentre eh, il Montepaone eh, presenta Lombardo, Fiorentino Ienco, Mellace, Conidi, Canistra, Paparazzo, Marco Voci, Procopio, Mungo e Domenico Voci. E quindi vediamo che ora ci sarà necessariamente il controllo anche dell'altra rete perché non ci facciamo mancare niente. E eh, anche in questo caso si intravede un arcobaleno mentre, come diceva un dirigente del Monte Paone, il signor Carpino, c'è anche un tenue raggio di sole. Probabilmente si tratta del sole di York che eh, illumina l'inverno del nostro scontento. Ecco che c'è un attento controllo che secondo me non era stato fatto all'inizio della partita e quindi il signor Pietramale ha voluto accertarsi che ogni rete fosse al suo posto e tutto fosse uh, uh, corretto per evitare poi polemiche in caso di gol, non gol o altro. Però a questo punto sarebbe anche il caso di dare inizio alle danze. I giocatori sono. No, no, eh... C'è Mimmo Costantino che mi spinge a sedermi ma l'indomito cronista resta in piedi caro Mimmo e quindi ti impedisce di vedere ma quella è la porta del Monte Paone potrebbero non esserci molte azioni d'attacco da parte dello Stignano, al quale comunque auguriamo il meglio possibile come sportivamente va fatto. Siamo pronti ora per il fischio d'inizio da parte del signor Pietramale e arriva precisissimo con il Monte Paone che batte con... Eh, il numero 11 Sotira che recupera appunto un pallone eh, prendendo appunto il lancio di eh, Mellace ma si riprenderà con la rimessa laterale da parte del Montepaone rimessa a favorire Mungo, il pallone finisce verso Paparazzo, recupera Andreacchio ancora un controllo di Morello con il numero 8, anzi Saraco con il numero 8 Morello che recupera la palla lotta con la baionetta fra i denti, Sotira viene fermato da, un, da rientro di Marco Voci con Fiorentino che appunto si appoggia là dove c'è eh, Gianmarco Lombardo che appunto rinvia verso lo stesso Fiorentino che però non riesce a controllare il pallone, solo tira glielo ruba e conquista una rimessa laterale che appunto premia gli sforzi della squadra eh, di mister Carnac che ora con l'orecchio effettuerà questa rimessa quando non è ancora trascorso neanche un minuto dall'inizio del match, il risultato lo ribadiamo è sempre di 1 a 0 dal, per quanto riguarda il Montepone attenzione perché Manzukic Procopio parte in velocità, viene fermato da Spano e a questo punto se la matematica non è un'opinione ci sarebbe anche l'ammonizione da parte del signor Pietramale, ma probabilmente siamo in un campo di ipotesi perché non esce fuori il cartellino giallo e a questo punto chiediamo all'ex arbitro Mimmo Cosentino, è eh, qui un puntino negativo, una prestazione tutto sommato positiva di Pietramale? Ma non sta arbitrando male, ma magari ha tirato il cartellino giallo qualche volta che non doveva farlo e non l'ha tirato quando invece doveva farlo, però come in complesso sta, se la sta cavando bene. Un classico esempio quindi di autocompensazione con il pallone che non sortisce effetti per quanto guardi il Montepone. Il lancio a cercare Morello si inserisce anche Cortale. Uh, Cortale e Morello dialogano. Riceve palla Morello, entra in aria di fronte a sé. Con Idi, sicuro e tranquillo l'intervento di Ienco che ci meraviglia ogni volta per come da Millennians, ragazzo del 2000, riesce a mettere in campo una personalità veramente importante anche nei momenti più difficili. Riceve palla all'orecchio che lo stesso che ha battuto la rimessa laterale cerca di scambiare con Sotira che vince il rimpallo con Domenico Voce tocca ancora all'orecchio, non escono da un fazzoletto eh, d'erba e poi alla fine Paparazzo decide con eh, vigore un contrasto con Andreacchio e Pietramale, Pietramale vede però una punizione quindi all'altezza dei 27 metri e 44 centimetri spostati però sulla zona di sinistra rispetto alla porta difesa da Lombardo ci sarà una punizione che eh, probabilmente sarà calciata dal numero 4 Andrea Che sta anche in questo caso contando, contando i passi per poter vedere se calciare direttamente in porta oppure favorire l'intervento aereo di qualche suo compagno. Eh, dispone la barriera da un lato Lombardo, dall'altro appunto il signor Pietramale. E Andrea si prepara appunto a calciare la barriera e a tre. Con tutto pronto per il fischio di Pietramale che infila il fischietto in bocca e fischia parte Andreacchio, gran tiro e da mani aperte con sicurezza e tranquillità perché ben posizionato. Lombardo dice di no. Quando siamo giunti al terzo minuto del secondo tempo, calcio d'angolo in favore dello Stignano. però sicuramente una, una bella punizione da parte appunto di, di Andreacchio che però ha trovato un Lombardo posizionato bene anche grazie a una barriera di soli tre persone che gli ha permesso la visuale completa dell'azione parte ancora il calcio d'angolo batte Andreacchio, ribatte Mellace la palla probabilmente riuscita ma Andreacchio crossa ancora, ribatte Fiorentino, esce tutto il Paone suando la carica con il numero 3, eh, l'orecchio che calcia dove però eh, arriva il pallone per eh, Mellace e poi per Mungo, Mungo ha di fronte a sé Andreacchio protegge il pallone, cade e la rimessa è in favore del Monte Paone. in questo caso l'arbitro non ha visto bene cos'era successo e quindi nel dubbio eh, non ha dato la punizione a Mungo ma gli ha dato una rimessa laterale. Quindi un'interpretazione eh, sottile determinata dal fatto di essere lontano dall'azione. Parte la rimessa di Fiorentino per Marco Voci che evita di fisico un avversario ma non il secondo. Attenzione perché Morello incespica e poi si porta fuori la, la palla ed è rimessa laterale in favore dello Stignano. Uh, riteniamo che in questo momento sia un po' lontano dall'azione uh, Pietramale, che cerca di stare al centro del campo e quindi si trova defilato nel momento in cui si gioca sul, uh, sulle zone laterali. Rimessa laterale in favore del Monte Paone, con Francesco Fiorentino che si prepara a effettuare la sua consueta lunga gittata. Procopio, che viene anticipato dal ritorno di Spanò, e questa volta la rimessa viene assegnata allo Stignano. Con eh, il numero 3, l'orecchio, che si prepara appunto ad, eh, con le mani a rimettere in gioco la sfera. Vediamo dove manderà appunto la sfera. Mentre intanto eh, tutta la panchina del Monte Paone si sta muovendo, e anche in questo caso c'era un ultimo tocco da parte di Cortale, ma con eh, l'arbitro che assegna rimessa comunque allo Stignano e rimessa che viene effettuata da eh, l'orecchio Si prepara appunto quest'ultimo, rimessa lunga, colpo di testa di Andreacchio, Lasce, spizzica il pallone con il rilancio di Cannistra e poi ancora un rimpallo. Saltano Paparazzo e Andreacchio, vede in questo caso un fallo, giustamente Pietramale e si ricomincerà con una punizione. Come vedete il destino e il fato mi smentiscono. ho detto a Mimmo Cosentino che non avrei ocluso la sua visuale e invece lo Stignano si sta imponendo nella metà campo del Monte Paone e quindi sono stato smentito nel giro di 3-4 minuti. Mentre intanto è finito per terra Marco Voci che si tocca alla caviglia sinistra con l'arbitro che richiede l'intervento dei sanitari. Probabilmente vuole cambiare le scarpe. No, debbono intervenire eh, i sanitari perché c'è un problema al, alla, al piede sinistro di Marco Voci. Ecco che eh, si avvicinano i massaggiatori, vediamo cosa può essere eh, successo e siccome Giuseppe Ragneri si sta annotando qualcosa, ti stai annotando se è fatto male Marco Voci? No, mi stavo annotando soltanto il buon inizio di gara nel secondo tempo da parte dello Stignano sempre preciso eh, il nostro Giuseppe Ranieri con Marco Voci che effettivamente sta cambiando probabilmente le scarpette e il tipo di tacchetti per appunto eh, partecipare a questo, a questo match. Ecco che Pietramala andata da, andato da tutt'altra parte, ora torna e si prepara a fischiare per la punizione in favore dello Stignano che viene affidata come di consueto al destro di Andreacchio. Ha fatto spostare l'arbitro i giocatori del Montepone e si stanno riscaldando in una zona non consona. Arriva il pallone, viene rimbalzato e finisce a Cortale che lo protegge, però lo scambia con Sotira che cerca di muoversi, cade ma è evidentemente scivolato. Riparte ancora Mellace per Procopio. Ruba palla Marco Vosci che lotta con Morello ma viene chiuso il passaggio tracciante in direzione del compagno dall'intervento di Tassone. E ancora però Mellace e Paparazzo reimpostano. Il lancio sbatte sulla schiena di Procopio. Paparazzo recupera il pallone scivola Spanò che alla fine finisce per terra e quindi è giusta la segnalazione con punizione subito battuta dallo Stignano, recupera palla Pacetta che punta il suo diretto avversario viene fermato da Mellace che poi interviene anche sul numero 11 Sotila, era in fuorigioco Marco Voci, non lo è Procopio che parte in velocità con Ienco che lo anticipa per un attimo molto intelligente la posizione di Marco Voci che si è fermato permettendo poi a Procopio di partire in velocità ruba palla Fiorentino, tocca verso Marco Voci, Marco Voci colpo di tacco a favorire Procopio e arriva all'ultimo minuto, More eh, Saraco e mette la palla in rimessa laterale. La giocata era elegante, forse non adattissima a un campo di questo tipo, però molto bella per smarcare No look un proprio compagno. La rimessa è per Paparazzo che fa leggermente a sportellate con Spanò e la palla finisce a Cosimo Ienco che quando siamo entrati nel nono minuto ...di gioco della seconda frazione di questa partita tra Montepaone e e Stignano vede ancora i padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato al 34esimo a Paparazzo. Ancora un pallone in profondità di Mellace che però eh, favorisce soltanto l'intervento di eh, Cosimo Ienco che recupera il pallone e poi con le mani lo rimetterà in, in gioco. E quindi vediamo il lancio lungo. Questa volta supera la metà campo e ancora Procopio che stoppa di petto. Bello il combattimento con Destino. Appoggia poi per Fiorentino che entra in velocità, Destino va a chiudere anche sull'esterno del Montepaone per poi scambiare con l'orecchio che si riappoggia ancora al suo capitano, elegante appunto l'uscita mentre il Montepaone cerca di dare fastidio a quest'uscita dell'Ostignano. Uh, dello La palla finisce a Mungo, all'altezza dell'area di rigore, vertice sinistro in zona d'attacco, punta un avversario ma deve tornare indietro, evita poi il ritorno di, di Spanò ma non del secondo marcatore e quindi riparte ancora l'Ostignano. Con Saraco che finge il lancio e poi di sinistro siede murato da Paparazzo, allora prova di destro con tocco per Pacetta. Pacetta si accentra, riceve palla, ma ha anche una marcatura ossessiva da parte di Mungo e di Paparazzo. Alla fine finisce per terra. E quindi, quando sta per scoccare il decimo minuto di questo secondo tempo, si riprende con una punizione. L'Ostignano, che sicuramente non sta assolutamente demordendo, anzi sta continuando la sua partita attenta. E fino a questo punto, il vantaggio di un solo gol del Montepone non mette al sicuro eh, da, da ogni rischio la squadra di mister Pisano. Marco Voci recupera la palla, supera la metà campo, si appoggia per Mungo, Mungo si ferma, attende la sovrapposizione di Ienco che parte in velocità, riceve la palla, velocissimo Ienco, arriva di sinistro, mette in mezzo, viene chiusa la traiettoria dal raddoppio da parte di Tassone e quindi si riprenderà con un calcio d'angolo in favore della squadra del Montepaone che quindi quando si muove secondo i dettami tecnico-tattici di mister Pisano sicuramente risulta meno confusionaria e più pericolosa per l'11 ospite dello Stignano. Si preparano a battere Domenico Voci e Mellace, sovrapposizione consueta di Fiorentino, Mellace riceve la palla, la mette in mezzo, ma sono le terga di Cortale che impediscono al pallone di raggiungere l'area di rigore e mettono appunto la sfera in rimessa laterale della quale si occuperà Ienco? Che perché ricordiamo, siamo nella sua zona di competenza. E con le mani Ienco che appoggia, vediamo nei confronti di quale compagno di Procopio. La palla però scivola, la riceve Domenico Voci, entra in aria Marco Voci chiede palla, l'arpiona la ferma e poi tenta il tiro. Poi ancora Paparazzo. La palla si impegna e si salva parzialmente l'Ostignano. Poi una spinta di Procopio su eh, Destino eh, determina l'interruzione del gioco. Però sicuramente. Sicuramente è un Montepaone che sta cercando ugualmente di ragionare, vero Giuseppe Ranieri? No, diceva, dicevamo che destino, Che destino, perché alla fine un'occasione così è proprio destino. Eh ecco che la palla arriva lontano però sicuramente un centrale importante tanto è vero che è la fascia di capitano eh, che eh, sta mantenendo l'ordine insieme a spanò insieme a tutta la linea difensiva composta poi da tassone e l'orecchio una linea difensiva sicuramente ben messa in campo Procopio stoppa però non riesce a controllare la sfera ancora l'orecchio che cerca di sinistro di favorire pacetta che scivola perché ora sì che il campo è diventato pesante anche se ci sembra che la pioggia sia comunque diminuita per quanto riguarda l' interesse. Intensità e vediamo che eh, si scivola facilmente. Non tutti hanno i tacchetti giusti al posto giusto, ma sappiamo che in queste categorie è difficile avere tutti i tipi di scarpe per il eh, miglior appoggio rispetto al fondo di gioco. Il lancio in profondità viene controllato da Cannistra che verifica che la palla sia uscita, poi la ferma e la appoggia appunto al compagno che dovrebbe essere Ienco, perché su quella fascia eh, c'è lui. Eh, mi Consiglio, tu che tacchetti hai montato per stare qui in tribuna? Ma io ho le gomme sotto, quindi devo cambiare le gomme. Sono le slick? No, sono quelle da pioggia. Benissimo, e quindi vediamo che riceve Marco Voci che alza la testa, vede Procopio che stoppa il pallone, si appoggia a Fiorentino, apertura verso Domenico Voci che ha colpito la palla influenzando il gioco stando appunto in offside e quindi probabilmente la segnalazione, la segnalazione è giusta ma sentiamo cosa dice la tribuna stampa su questa, su questa punizione ma non c'era il fuorigioco la, la decisione non è corretta era in offside ha influenzato il gioco si sta discutendo ampiamente qui in tribuna stampa mentre Marco Voci riceve il pallone e eh, e poi interviene appunto, appunto Morello e, e sentiamo, sentiamo la sua viva voce, la Cassazione, Mimmo Cosentino che parla di fuorigioco attivo e passivo. Ma ah, è fuorigioco, anche se, se gli è andato addosso il pallone, però il pallone è andato a servire il, il compagno, il compagno proprio nei piedi del, del compagno. E quindi da passivo è diventato attivo firmato regolamento del calcio e quindi si riprenderà con un calcio di rinvio dal fondo effettuato da Cosimo Ienco quando siamo nel minuto 15 del secondo tempo con il Montepaone che si appresta a vivere quest'ultima mezz'ora di gioco in vantaggio di un solo gol ma questo campionato in generale tutto il gioco del calcio ci insegnano che un solo gol non sempre è sufficiente per ottenere quanto si desidera il colpo di testa di Morello viene intercettato da Fiorentino ancora un colpo di testa, una fase di gioco un po' spezzettata con Procopio che cerca mette di mettere ordine. Morello per l'orecchio che se ne va in velocità, è partito anche Cortale. Morello supera la metà campo, appoggia per Sotira che scambia ancora con Morello. Paparazzo capisce tutto, ruba il pallone. Procopio riesce a, scambi a scambiare quest'ultimo nonostante l'intervento di Destino. E la palla si porta sulla sinistra, all'altezza di Mungo, sovrapposizione velocissima di Ienco. Ancora Procopio che recupera palla si porta sulla sinistra appoggia verso Ienco, nulla è finito tiro di Ienco, murato in questo caso dal eh, ritorno di Tassone, anzi di Lorecchio con Procopio che ancora conquista palla con caparbietà. tocca ancora all'indietro per Ienco, parabola molto elegante, Marco Voci palo di Marco Voci al quindicesimo minuto su un pallone morbido di Ienco dopo l'appoggio di Procopio Marco Voci è andato a colpo sicuro, sulla palla c'era scritto soltanto spingimi dentro e' venuto su un pallone morbido di Ienco dopo l'appoggio di Procopio, Marco Voce è andato a colpo sicuro, sulla palla c'era scritto soltanto spingimi dentro e invece il palo ha detto di no. E si riprende ancora con il Montepone, il lancio viene intercettato da Conidi che blocca Sotira e quindi impedisce alla squadra ospite di ripartire in contropiede. E questa è stata un'occasione veramente importante, una da quelle da, da, di quelle da segnalare in eretto sulle cronache scritte appunto. Del, uh, della partita. E' ancora il tocco per Paparazzo, con Mungo, ancora per Procopio, arriva Cosimo Ienco, Procopio vince il tackle, raccoglie il pallone, si accentra di destro, la mette ancora in mezzo e si apur con un po' di confusione. Alla fine Morello... Morello mette in calcio d'angolo sta resistendo il galeone del, dello Stignano, anche se le ondate provocate dall'uragano Montepaone sicuramente diventano sempre più forti perché eh, si sta attaccando con tutto l'organico e il palo di eh, Marco Voci l'azione di Procopio in questo momento proprio un attimo fa sono segnali importanti che il Montepaone cerca di chiudere questa pratica. Battuto il calcio d'angolo da Mellace che cercava il passaggio per Procopio ma viene intercettato da Saraco, e quindi si riprenderà con un altro calcio d'angolo. Vediamo quale schema applicheranno i giocatori, mentre l'unico. Giocatore del Monte Paone rimasto indietro e Ienco che sta montando una sguardia attenta a Sotira. Arriva una parabola al centro dell'area di rigore, nessuno la fa sua. C'è Cannistra che si impegna per recuperare la palla. Ci arriva, ha di fronte a sé il numero 5 Destino e conquista un altro calcio d'angolo. E il Monte Paone a questo punto sta suonando veramente la carica per cercare di evitare brutte sorprese nella parte finale di questa partita contro un Ostiniano che si sta dimostrando squadra ostica, coriacea e si. Sicuramente ben disposto in campo. Parte allora Fiorentino, lo scambio sarà con Mellace. Chiedono qualcosa al signor Pietramale che è da tutt'altra parte in questo momento e quindi dice che va sicuramente tutto bene. Mellace recupera il pallone di sinistro, viene murato da Saraco e la palla finisce in rimessa laterale. A questo punto vediamo che sarà Fiorentino a battere questa rimessa con Saraco che ha qualcosa da dire all'arbitro. Fiorentino che riceve da Domenico Voci, se ne va in bello stile, salta due o tre avversari e poi tenta un quasi autogol. Destino che, non, chiamata, non essendo stata chiamata la palla da Ienco, la mette in calcio d'angolo. Si batte subito con Fiorentino che recupera. Arriva la palla, ancora un'uscita di testa di Destino, il colpo di testa a favorire Procopio che protegge il pallone cerca di andarsene con la Veronica rimette in mezzo ed è di testa Cannistra che quando siamo al diciottesimo minuto di potenza arriva, sale al piano di sopra e di testa mette dentro la palla del 2 a 0 sul cross di Procopio che ha prima difeso e poi scodellato un pallone d'oro e quindi quando siamo al diciannovesimo di gioco il, eh, il Montepaone eh, mette in frigorifero questa, questa partita perché va a segnare un gol importante proprio con Cannistra al diciannovesimo del eh, secondo tempo e quindi Montepaone 2 Stignano 0 e a questo punto per lo Stignano diventa un po' più complicato nonostante una partita di grande contenimento, di grande attenzione tattica ma che però ha visto il Montepaone con calma, con ragionamento, con metodo potremmo dire, portare avanti le sue trame cercando appunto di chiudere e di arrivare su un 2-0 che al momento diremmo è particolarmente rassicurante o dobbiamo ancora stare agitati Giuseppe? Io penso che lo Stignano non, non, non molerà, però viste le pessime condizioni del terreno di gioco questo 2-0 ha davvero una importanza pregnante. Ecco che recupera intanto lo Stignano, però eh, abbiamo... Abbiamo perso intanto Maurizio Vatrano perché volevamo qualche riferimento. Attenzione, il pallone è in profondità per Procopio. Resiste bene Spanò, libera poi per eh, il numero 3 l'orecchio. E ancora Cortale che recupera. Si eh, cerca di anticipare Fiorentino che, però, con un intervento pulito sul pallone mette la palla in rimessa laterale. E quindi si riprenderà con la rimessa in favore dello Stignano. Ancora Marco Voci recupera con un lancio Morello cercando di innescare lo scatto di Cortale ma in questo caso ci sarebbe voluto il motorino per raggiungere quel pallone e quindi Lombardo recupera, controlla il pallone con i piedi e poi con le mani lo scodellerà probabilmente al compagno più vicino, si tratta dell'highlander Armando Mellace e ancora lui Lombardo poi che calcia nella zona di competenza di Andreacchio che stoppa ma non in maniera perfetta Domenico Voci si appoggia su Marco Voci che vede Mungo sono praticamente in cinque i giocatori del Montepone, tocco per Domenico Voci e questa volta forse Forse hanno voluto costruire un'azione un po' troppo complicata quando forse sarebbe bastato mettere la palla eh, al centro dell'aria sui piedi di Procopio per poter ottenere un risultato migliore. Ma ricordiamo che noi stiamo sempre qui seduti comodamente in tribuna eh, mentre loro corrono in mezzo all'erba. Vuoi fare anche tu una scivolata qui sulla tribuna Giuseppe? Ma no non, non ci tengo proprio assolutamente però penso che Domenico Voce avrebbe potuto inquadrare lo specchio della porta eh. Intanto è Fiorentino che mette in mezzo la palla e recupera ancora sul rinvio Domenico Voci che segue i consigli di Giuseppe Ranieri, scarica un destro importante che fa la barba al 7 alla destra di Cosimo Ienco, un tiro molto bello e quindi hanno, hanno subito messo in pratica i consigli che arrivavano qui dalla Gazzetta del Sud e il tiro è stato interessante però non ha sortito effetto perché è andato di un 20 centimetri fuori dalla porta. Ancora Ora un recupero del Montepaone con l'orecchio che ruba palla, la controlla, c'è il ritorno di Domenico Voci, scambio con Cortale, Cortale ha di fronte a sé un avversario, si tratta di Conidi, da questo lato non si passa e quindi si continuerà con la rimessa laterale in favore della squadra dell'Ostignano con Andreacchio che controlla la sfera eh, si accentra, scambia con Sotira che è certamente è un giocatore interessante cerca di puntare gli avversari si chiudono le maglie della difesa Arcigna del Montepaone ma l'Ostignano con Tassone rimette in mezzo la palla Sotira la recupera è un fromboliere questo Sotira piccolo però sicuramente dotato tecnicamente anche se in questo caso Cannistrà ha un numero elegante per eluderlo. Ecco ancora Procopio che dialoga con Paparazzo che si appoggia su Mungo che aspetta la sovrapposizione di Ienco ma alla fine la palla viene intercettata da Pacetta e finisce. In rimessa, eh, rimessa laterale, sono, sono alle, viste, alle viste: una sostituzione dovrebbe essere ritorno in campo. Qui eh, al Frabotto Mannis con eh, Aldo Marcellino che, appunto, probabilmente entrerà a breve sul campo. Non abbiamo il quarto uomo col eh, eh, quadrante per dire chi uscirà, però lo intuiremo a breve. Mungo scambia ancora con Paparazzo che si appoggia eh, con, eh, su Mellace, apertura ancora per lo scatto di Fiorentino, incontenibile. Quando macina chilometri sulla fascia destra, Procopio, Marco Voci. Questa è Serie A e alla fine il tocco. Vede arrivare Mungo che dopo il passaggio quasi tiro di eh, Domenico Voci, Mungo è riuscito da una posizione impossibile a mettere la palla fuori colpendola in maniera che uscisse alta sulla traversa, un'azione bellissima, però sicuramente Mungo a questo punto poteva semplicemente appoggiarla in rete quando siamo al 23 minuto ed ecco è il minuto dell'ingresso di eh, Marcellino che entra, entra in campo, vediamo chi sarà ad uscire, probabilmente Vediamo chi si gira, Domenico Vosci potrebbe essere il giocatore destinato, al momento non sta uscendo nessuno, forse una mossa tattica per giocare in 12, no, ecco che anche Mungo uh, che comunque ha disputato una bellissima partita e poteva suggellarla con un gol, ci associamo all'applauso nei confronti di questo talentuoso giocatore, mentre entra in campo anche lui applauditissimo Marcellino e tutto lo stadio in piedi per questo scambio, Mungo Marcellino, due giocatori veramente di alto livello e l'applauso è fatto col cuore. Parte intanto uh, Cosimo Ienco con uh, la palla che viene poi ribattuta proprio da uh, Marcellino in rimessa laterale. Sul lancio di, eh, di tassone e quindi vediamo che ci sarà una rimessa laterale mentre c'è un secondo pallone in campo eh, intercettato però da Morello che lo restituisce subito sarà lo stesso tassone a effettuare questa rimessa con le mani e la palla arriva nella zona di eh, sotira marcato già da due tre persone Marcellino e Ienco e la palla finisce in rimessa laterale anche qui con qualche discussione ma eh, non particolarmente eccessiva sul compito di eh, assegnazione della rimessa stessa. E ancora Mellace che tocca verso Paparazzo. Paparazzo vede però un giocatore ancora a terra e quindi mette con fair play la palla in, in rimessa laterale e noi in questo momento andiamo a vedere perché Giuseppe Ranieri e Mimmo Cosentino, cioè tutta la carta stampata presente qui da noi stavano discutendo, sentiamo la campagna di Giuseppe Ranieri, qual era il, la questione? Stavamo discorrendo sull'ultima azione di Mungo. Che da due passi non si capisce come e perché la sfera ha preso un effetto particolare anziché andare dritta e salita verso l'alto. Sentiamo Mimmo Cosentino che ha visto proprio questo tiro meraviglioso che ha attraversato tutta la porta ed è uscito fuori. Ah, veramente doveva soltanto mettere il piede e appoggiarla. Lui, invece, molto probabilmente, avrà messo il piede sotto il pallone e si è alzato sopra la traversa. Diciamo, il pallone era sulla linea e comunque è stata una bella azione e noi continuiamo ad applaudire il giovane Mungo che insomma riesce a essere sempre incisivo nelle trame di gioco del Montepaone. Ecco che Conidi, Mellace dialogano e chiamano in causa quando siamo giunti al 26esimo minuto di gioco il portiere Lombardo, il lancio è lungo in profondità per favorire appunto lo scatto di Ienco che mette le marce alti e viene fermato però con decisione da Spanò il lancio è verso uh, Sotira che recupera la palla e solo quando tocca la palla come vogliono come vuole Nicchi e come vogliono le regole attuali uh, del calcio uh, c'è il fischio dell'arbitro il signor Pietramale che aspetta che entri appunto in, in gioco il giocatore per fischiarne il fuorigioco quindi potevamo stare anche 10 minuti se la palla rotolava i giocatori non ci arrivavano ma non avrebbe fischiato come mi dice anche uh, Giuseppe Ranieri. Vediamo che ora sta per entrare in campo Macri quando siamo al 26esimo minuto, esce, esce Saraco ed entra Macri. Quindi sostituzione anche perché Saraco uh, era il giocatore che prima era per terra, quindi probabilmente problemi o muscolari o crampi per questo giocatore che anche ha disputato un'ottima partita con Macri che gli dà il cambio e si riconosce dal fatto che ha la maglietta bella pulita mentre invece il giocatore che esce è scivolato più volte sul terreno fangoso del frabbotto Mannis e eh, non si vede più pioggia quindi questo è un fatto positivo anche per il prosieguo della nostra giornata mentre intanto il Montepone continua a condurre per 2 0 ad impostare l'azione con la presenza di Cannistra Mellace Lombardo e Conidi tutta la linea difensiva ha toccato appunto la sfera prima di impostare questa nuova azione ecco che Mellace si Riappoggia ancora su Cannistra con Andrea Acchio e eh, Sotira che Pacetta che cercano di dare fastidio, ecco Paparazzo che allarga nei confronti di. Eh... Ecco Marcellino sul cross di Ienco, preciso un cross di prima intenzione. Marcellino non è riuscito a uh, amministrare la palla nella maniera migliore e quindi non è riuscito a mettere dentro un pallone d'oro che gli era stato fornito dallo scatto di Ienco. Recupera ancora Lombardo che scambia con il numero 22 Canistà, che a sua volta si appoggia su Mellace che suggerisce il passaggio a Paparazzo, il tocco è per Procopio che protegge la palla, appoggia per. Marco Voci Marco Voci ancora per Procopio esce con sicurezza Cosimo Ienco in questo caso il pallone era a metà tra uh, Fiorentino e, e Salvatore Procopio e nessuno dei due ha potuto uh, anticipare Cosimo Ienco e ancora il uh, Paone. anzi no, l'Ostignano che riparte con Cortale che cerca di innescare su tira sicuro come al solito Canistra quando siamo al ventottesimo minuto di gioco fa ripartire ancora l'azione offensiva e la squadra di Mr. P con Marcellino che controlla e poi si appoggia su, su Ienco che a sua volta scambia con Paparazzo. Stanno amministrando il gioco con intelligenza i giocatori del Montepone portandolo soprattutto nella parte eh, offensiva, nella parte della, del campo eh, difensiva per quanto riguarda lo Stignano. E ancora Marcellino che tenta il tiro, lo ricordiamo dalle movenze, Marcellino è un po' come Cristiano Ronaldo, in questo caso il tiro per quanto insidioso non va a impensierire la porta di defesa da Cosimo Ienco che si prepara ora a effettuare il calcio di rinvio dall'area piccola di sua competenza, calcio di rinvio di destro però che favorisce Procopio che evita l'intervento di Destino e poi è, Spano, anzi no, è Tassone che ruba palla e tocca per Macri che tocca il suo primo pallone a favore di Destino con Domenico Voci che gli strappa il pallone. Marco Voci apre verso Marcellino che non riesce a controllare la palla, scivola anche lui, problemi. Di grip sul terreno con Tassone e Ienco che cercano di combattere e vediamo un attimo. Che riparte ancora eh, l'Ostignano, ma viene chiusa ogni velleità dall'intervento solido come al solito di Cannistra, Cannistra autore del gol al diciannovesimo il secondo tempo che ha raddoppiato il successo iniziale dal 34 di Paparazzo. E ancora un tocco per Marcellino che riceve palla di fronte a Setassone. Lancio precisissimo. E questa volta Domenico Voci ci regala un bel gesto tattico e tecnico perché era decisivo Filato sulla sua destra, e però non è riuscito nella giusta coordinazione a mettere la palla tra i pali difessi da. Cosimo Ienco. Intanto vediamo che entrano insieme Paparazzo e Francesco eh, anzi no, si tratta di Pirritano e Francesco eh, Guarnieri. Pirritano entra al posto dell'applauditissimo Marco Voci, il pubblico si fa sentire, mentre Guarnieri entra al posto di Sotira quando siamo alla mezz'ora del secondo tempo sul risultato in favore del Montepaone, eh, risultato appunto di 2-0. Quindi Pirritano al posto di Marco Voci e eh, Guarnieri che è andato a sostituire Sotira, il Guarnieri Francesco, eh, il numero 17. Ecco che il tocco ancora favorisce eh, Domenico Voci che protegge la palla, non riesce a innescare lo scatto. Di, uh, uh, di uh, Fiorentino e la palla viene recuperata dall'Ostignano con il numero 9 Cortale che scambia ancora il pallone, si appoggia poi uh, su, su Marcellino che cerca l'esterno destro penetrante senza riuscire però a chiudere, a chiudere l'azione in favore di Salvatore Procopio e ancora Paparazzo scambia con il numero 4 Mellace, lancio verso Marcellino che entra in aria e viene segnalato il fuoriggiante. Gioco da un attento pietramale e noi andiamo a vedere sul monitor di servizio Giuseppe Ranieri, forse c'era. Sì, sì, questa volta c'era veramente, era netto anche. Quindi utilizziamo solo il monitor di servizio e non la VAR in questo caso? Non c'è bisogno della VAR. Perfetto, categorico Giuseppe Ranieri che ha visto appunto questo fuorigioco mentre vediamo che Marco Vosci raggiunge gli spogliatoi, continuano a applaudirlo gli spettatori che sono appunto legati al loro bomber. Ancora uno scambio in tutto di prima con l'intervento poi di uh, Tassone, riparte ancora Andreacchio, viene chiuso molto bene dal ritorno di Jenko che riesce a fare una diagonale veramente imperiosa e poi uh, Cannistra che tocca per Marcellino. Grazie. No. Procopio riceve la palla e la scarica su Canistra, che poi la mette in mezzo ancora una volta a cercare Pirritano, che si allunga per quanto gli è possibile completamente, ma non riesce a raggiungere l'impatto con la sfera. E questa è una seconda azione, quasi fotocopia, che ha visto appunto eh, i giocatori del Montepone liberare un proprio uomo all'altezza del palo alla sinistra di eh, Cosimo Ienco Quindi, questi sono tutti movimenti studiati in allenamento, suppongo. Sicuramente in allenamento viene studiata tutta una fase tecnico-tattica, mister Pisano non è nuovo a queste iniziative, è un uomo di spogliatoio che non lascia nulla al caso e infatti i risultati in campo si vedono. E noi vediamo che entra anche l'altro Guarnieri. Si tratta di Mirko al posto di Andrea E anche per questo giocatore un applauso perché ha veramente tenuto il centrocampo dello Stignano con grinta ma anche con un notevole tasso tecnico. Riceve appunto il numero 13 Macri scambia con Cortale che lancia Pacetta spostato a sinistra. Non riesce a mantenere, anzi ci riesce, eh, eh, non riuscire, no, eh, ci ha provato a mantenere la palla in campo che, però poi è scivolata all'esterno. E quindi ci sarà una rimessa laterale in favore del Monte Paone. 34 minuto di gioco Monte Paone 2, Stignano 0. Ma la partita ancora presenta degli spunti interessanti perché i giocatori non, non cedono, continuano a giocare a 100 all'ora, cioè stimolati da entrambi gli allenatori. La rimessa favorisce Conidi, Conidi per Cannistra, Cannistra che poi scambia con Domenico Voci e riparte ancora il Monte Paone in maniera ragionata. Con con Mellace, apertura nei confronti di Ienco, che riceve sulla sinistra di fronte a Setassone, il lancio però è impreciso e viene intercettato da Spanò. il tocco a favorire l'inserimento di Pacetta e Lombardo in questo caso è tempestivo nell'intervento, andando a bloccare appunto ogni velleità offensiva dell'Ostiniano. Ecco che riceve ancora Fiorentino, si tratta di Francesco che scambia con Conidi, ci sono Guarnieri, ora si tratta di Francesco e Pacetta che appunto, Punto. cercano di dare fastidio pressando l'azione del Montepone il lancio è ancora intercettato il lancio di Mellace da parte di eh, Tassone con eh, il numero 20 Canistra che poi recupera la palla e eh, la reimposta ancora Procopio che recupera riceve da Canistra sentire anche le indicazioni di mister Pisano è come vedere un allenatore che muove tutte le sue pedine sullo scacchiere ecco che recupera un pallone Ienco però riceve anche un colpo da Tassone un colpo involontario, eh, però, rimane a terra quando siamo al 35 e 15 secondi. Il giocatore Ienco. Eh, Mimmo Cosentino, Mister Pisano, non si risparmia anche sul 2 0, sta rampognando i suoi. Ma fa bene perché il risultato, anche sul 2 0, non è mai acquisito. Quindi, ne abbiamo, ne abbiamo visto di, di questi risultati cambiare proprio negli ultimi minuti di gioco. Infatti stavamo sentendo anche il caporedattore del Quotidiano del Sud che stava gridando Mimmo Cosentino fai come se fosse 0 a 0, continua ad annotare tutto. Ma noi annotiamo sempre tutto, poi mettiamo le, le azioni migliori per lo spazio che abbiamo quindi da Cosenza ho sentito la voce di Roberto Saverino che salutiamo caso mai ci ascolti ecco che eh, sarà in questo momento il numero uno Cosimo Ienco a effettuare questa eh, rimessa sempre con i piedi sempre dall'aria piccola del portiere il pallone arriva dove non è controllato a nessuno anzi c'è un po' un batti e ribatti alla fine ne esce eh, Mellace che si appoggia su Pirritano Pirritano viene marcato da Guarnieri ruba palla ancora Domenico Voci PIRRITANO! ¡Oh! Tira di destro, in corsa un interno destro che ha fatto pelo e contropelo al palo. E però è uscito fuori. Sarebbe stato un euro gol eh, di Pirritano. Ma la palla è finita fuori. Però annotiamo al 36esimo, questa Un tiro tutto di potenza del Rubes del Montepaone Ecco che la palla viene ribattuta. C'è Pacetta che recupera il pallone. Attenzione perché era in fuorigioco. Chiuso da Conidi e l'arbitro. Questa volta vediamo cosa. Cosa fischia? Ha in mano qualcosa, il fischietto in bocca, andiamo a interpretare la sua volontà. Fischia e ammonisce. Quindi, vediamo: uh, vuole che Pacetta si alzi in piedi e quindi ammonisce, probabilmente con Idi, e assegna la punizione probabilmente al, all'Ostignano. È riuscito, è riuscito a sbagliare praticamente tutto in un colpo solo perché a questo punto ha fischiato. Ha fischiato il fallo da ultimo uomo che era probabilmente avvenuto in aria, ha ammonito quando l'azione però è viziata da fuorigioco. Sì, veramente c'era il fuorigioco, però se fischi, se fischi eh, lui l'ha spinto di dietro, se, sping, se, se le, eh, fischi la punizione devi anche spellere il giocatore perché era l'ultimo uomo che stava entrando in aria. Una scelta pilatesca, per ora ci sarà una punizione dal limite dell'aria, proprio ai 17 metri potremmo dire e ci sembra che l'incaricato sia proprio Pacetta che se l'è conquistata, che sta misurando appunto la distanza con, eh, con i piedi probabilmente potrebbe anche calciare di sinistro eh, di là, mentre Pietramale, eh, l'arbitro di Paola appunto si prepara a fiscale mentre da, da parte sua lombardo ora che siamo al 38 ⁇ sta disponendo una nutrita barriera con vari giocatori. Vediamo che Pietramale eh, è pronto, ma è pronto anche Pacetta, che è il bomber un po' della squadra dello dell'Ostignano. Attenzione perché Capitan Destino si è inserito e Marcellino va subito a marcare. Parte Pacetta. Il tiro di sinistro eh, era elegante, ma inefficace in questo caso perché ha superato di molto la trasversale della porta difesa da Lombardo. E quindi si riprenderà con un calcio di fondo. Siamo a circa 6 minuti e 30 secondi dalla fine del tempo regolamentare, il Montepaone è in vantaggio di 2-0, sicuramente questa azione non avrà fatto piacere a Mr. Pisano perché un attimo di distrazione, unito probabilmente anche alla distrazione dell'arbitro, poteva determinare degli effetti negativi in casa appunto Montepaone. Rimessa laterale effettuata da Tassone con le mani che si prepara appunto a scaricare la palla verso Cortale che la protegge, è marcato da Paparazzo, scambia ancora con Tassone, recupera ancora uh, Cortale e poi appoggia per Pacetta. Chiusura perfetta e tempestiva di Canistra con una rimessa laterale assegnata tra le contestazioni, ancora all'Ostignano. Rinvio ancora a favorire eh, Salvatore Procopio eh, che scambia eh, con eh, tutti i giocatori che si sono vicini con Canistra con Paparazzo con lo stesso Rocco Ienco che riceve la palla evita tassone però si inserisce ancora un difensore del, dello Stignano. e poi alla fine ammalia il pallone con i piedi il numero 21 Marcellino scambia ancora con Rocco Ienco sì, sì, e poi con eh, Canistra che deve ora dare respiro come vuole mister Pisano alla manovra con un lancio di Lombardo che però favorisce il numero 13 Macri recupera Cortale, tenta il tiro da troppo lontano da circa 35 metri e quindi il tiro di, uh, del numero 9 Cortale finisce ben lontano dalla porta difesa da uh, Lombardo. 40 minuto in questo momento, Montepone 2, Stignano 0. Si riprende con Conidi che cerca di ragionare, disturbato da Guarnieri. Si tratta di uh, Francesco. Con Pirritano che recupera e lancia in profondità verso un. Elegantissimo Domenico Voci, che se ne va in bello stile, arriva però Capitan Destino e mette la palla in calcio d'angolo. In questo caso è stato molto bello eh, lo scatto di Domenico Voci, ma anche la diagonale in chiusura di Destino. Sicuramente merita un applauso e una nota eh, di merito. Il calcio d'angolo ora vediamo sarà battuto da Mellace, da Domenico Voci e da Fiorentino insieme. Non chiedete a Pietramale di venire fino a là perché sta in un'altra posizione. E il pallone arriva. Dove c'è Pirritano che colpisce di testa ma eh, non impensierisce il portiere. A questo punto, Giuseppe Ranieri, dobbiamo indicare i due migliori in campo per ogni squadra. Come ti sbilanci? Pacetta per Lostignano e Cannistrà per, per il Montepone perché con il suo guizzo è riuscito a, dare, a legittimare il vantaggio. Grazie Giuseppe Ranieri. E quindi vediamo che ora c'è l'uscita dal campo da parte di Paparazzo, l'ingresso di Benito Gualtieri. Quindi altri applausi per Paparazzo. E come ormai già sapete, perché è diventato un meccanismo consolidato, potrete votare il vostro miglior giocatore in campo seguendo o non seguendo i consigli di Giuseppe Ranieri premendo il tasto fucsia in basso a destra del vostro telecomando. È entrato intanto anche Benito Gualtieri che va a giocare in questi ultimi 4 minuti. Questo scampolo di partita, però è importante anche il minotaggio che Mister Pisano assegna a tutti i suoi giocatori. Attenzione perché Procopio ha ricevuto un colpo e la palla, però, è rimessa in rimessa laterale con eh, il numero 2 eh, Tassone che rimette verso Pacetta, che controlla il pallone, si gira di fronte a sé tre avversari. Riesce con un rimbalzo a scappare via, però, il pallone si allunga e finisce in out eh, per il calcio di fondo affidato a Lombardo modello allegri mister pisano continua a dare disposizioni senza pensare al risultato e questo riteniamo sia un dato anche importante che dà la carica la concentrazione che questo allenatore ha per sé e cerca di trasmettere ai suoi e lombardo che calcerà appunto di destro con le sue eleganti scarpette rosse che si abbinano alla divisa totalmente verde il colpo di testa viene intercettato per un attimo dai giocatori dello stignano con domenico voci che elegantemente tocca per Fiorentino che anticipa Cortale e anche qui l'arbitro vede un fallo che probabilmente non c'è sulla scivolata, diciamo ha fischiato un fallo in maniera preventiva, con questi interventi dopo 3-4 scivolate ci potrebbe essere fallo. E quindi vediamo Morello che si prepara appunto a battere, si chiede la distanza da parte di Pirritano, vediamo che Morello calcerà di destro la palla arriva al centro dell'area di rigore grappolo umano, colpo di testa molto bello all'indietro di Francesco Guarnieri è sicuro l'intervento di Lombardo che quindi pone anche la sua firma eh, in questa partita che ha visto poco impegnato ma sicuramente sempre reattivo il portiere del Montepaone con eh, Mellace che scambia ancora con Cannistra che poi tocca per Lombardo che rinvia in rimessa laterale 43 e 34 secondi in questo momento 2-0. A, a questo punto aspettiamo soltanto che anche dal coordinamento giornalistico ci possano dire quanti sono i minuti di recupero che il signor Pietramale assegnerà. Intanto una palla scodellata al centro, vede Lombardo intervenire soltanto con i piedi per poter guadagnare qualche secondo e poi passare di, si, di piatto sinistro a Fiorentino. Il tocco è per Pirritano che difende la palla, combatte con l'altro Guarneri, Guarneri, si tratta di Mirko. E la palla finisce in rimessa laterale con Fiorentino che. Riceve gentilmente il pallone dalla panchina del, dello Stignano e ancora Marcellino che controlla la sfera, la restituisce sempre a Fiorentino il tocco in direzione di Procopio. Che vede, vede Domenico Voci che subito la mette in mezzo per lo scatto di Pirritano. Che aveva chiesto palla, si appoggia, arriva eh, Gualtieri e poi la, la rovesciata in acrobazia da parte di Marcellino. La palla, però finisce alta. Forse ha chiesto. Un po' troppo con questo gesto tecnico alla situazione di gioco, il neo entrato del Montepaone. E mentre siamo a 15 secondi dalla fine del tempo regolamentare, sul 2-0, uh, Cosimo Ienco mette via la palla, e, però il signor Pietramale non ha dato nessun recupero e quindi e quindi con due secondi di anticipo ha fischiato appunto la fine. Il Montepaone batte con gol di Paparazzo al 34 ⁇ del primo tempo e gol di Canistra al 19 ⁇ del secondo tempo per 2-0 un volitivo eh, signano. Noi salutiamo anche Giuseppe Ranieri che insieme ad Antonio Siciliano, a Pasquale Lentini, a Maurizio Vatrano ha costituito l'essenza della squadra Esteda 65 e quindi mentre il Montepaone si prepara al consueto saluto nei confronti del proprio pubblico vediamo, vediamo mellace che si avvicina appunto ai suoi tifosi 2 0 tra Montepaone e Stignano tre punti importanti da parte della squadra di casa una bella partita e noi vi diamo appuntamento mentre appunto come un arcobaleno sotto la pioggia i giocatori del Montepaone salutano il loro pubblico vediamo che c'è un applauso collettivo e questo è il gesto più bello per un Montepaone vincente e una serata da ricordare. Ricevitoria Gerace a Monteponellipo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Adnesso Bar Ricevitoria Geracce. Vi aspettiamo in via Padre Pio a montepore Su di noi puoi scommetterci.